Quando ero piccola mi piaceva molto giocare con le macchinine insieme ai miei numerosi cugini maschi. Mi piaceva molto la competizione e le Barbie in questo senso non è che mi appagavano un granché. Ce l'avevo qui le macchine, le amavo, avevo la mia camera tappezzata di foto di automobili sportive. La svolta c'è stata a 21 anni perché in una rivista del settore automobilistico sportivo trovai un concorso per partecipare a un corso di guida da rally come pilota. E sono stata estratta, ho fatto questo corso di guida da rally e addirittura ho fatto il miglior tempo. Per cui quando poi sono tornata a casa sono stata subito contattata da un team di corse e subito dopo un mese, ho fatto la mia prima gara nel campionato italiano velocità turismo. La prima gara ero molto emozionata, avevo l'adrenalina alle stelle e tra l'altro pioveva anche. Già il fatto di mettermi la tuta e il casco mi faceva sentire importante e che valevo qualcosa. Ero abbastanza preoccupata dalla pioggia, però non così tanto da mollare. Quindi sono salita in macchina, ho chiuso la mia visiera, ho tenuto giù il gas. Forse un po' troppo perché sono finita in testa a coda e la gara è finita praticamente dopo pochissimi giri. Non è facile gareggiare contro gli uomini, tra l'altro questo è uno sport prettamente maschile. I miei colleghi piloti uomini non di certo non erano molto contenti di essere superati da una donna e quindi mi sono anche presa tante sportellate perché a loro avere una donna davanti è una cosa che proprio non ce la possono fare a sopportarla. Devo dire che questa esperienza di gare automobilistiche mi ha dato comunque tantissime soddisfazioni ed ha un po' segnato quella che poi è stata la mia vita dedicata al mondo delle automobili da corsa. A un certo punto ho smesso di correre, ma sono rimasta nel mondo delle corse, per cui sono passata dalla macchina da corsa al muretto box, quindi a gestire le gare. Adesso sto facendo con un team importante un campionato europeo che si chiama GT Open. È un campionato molto combattuto, sto lavorando con Aston Martin e siamo in lotta per il campionato. Mancano poche gare, siamo tutti lì con il coltello tra i denti e spero di vincerlo, farò sicuramente di tutto per poterlo vincere. Non è facile convivere con questa passione perché ho dovuto fare dei sacrifici per realizzare il mio sogno. Mio figlio non mi vede tantissimo, però cerco di dare una buona qualità ai momenti che passiamo insieme. Molte volte lo prendo, andiamo in vacanza insieme io e lui e cerco di dedicargli tutto il tempo libero che ho. Lui è contento perché mi ha conosciuta così, io sono sempre stata così. Per essere coraggiosi bisogna conoscere la paura, altrimenti non esisterebbe coraggio. E mi viene in mente una frase del capitano Ahab nel libro di Moby Dick che dice: "Non voglio nessuno sulla mia lancia che non abbia paura della balena bianca. La coscienza del pericolo ti fa tirar fuori il coraggio."